benvenuti in questa serie Dunisiani. Oggi siamo nella... si chiama così questo modpack RL Craft, l'ho scaricato da Twitch. E questo dovrebbe essere un modpack super difficile, tipo impossibile da fare, no? Da sopravvivere. E questa sarà una nuova serie. Spero di riuscire a sopravvivere. Qua ci sono le pietre. Allora, secondo me questo modpack l'hanno già portato alcuni. Ora io non so se è lo stesso, tipo alcuni youtuber su YouTube Italia. Non so se è lo stesso. Potrebbero esserci delle stesse mod. In realtà io non so se poi diciamo è lo stesso che utilizzano loro oppure un altro modpack. Questo non lo so. Spero sinceramente sia un altro modpack. Però in realtà bene o male siamo sempre lì, quindi non importa. Vorrei, ecco, vedete? Qua non si può. È vero che io non so niente di questo, di come funziona sto modpack. Sto premendo tasti a caso della tastiera. Aiuto! Cosa c'è là sopra? Un castello enorme. Ecco, tipo questo. E cosa sta succedendo? Perché è tutto in fiamme? Scusate. Perché c'è un dragone che sta combattendo contro un... Allora, non voglio saperlo, addio ciao. Io mi intrufolo qua sotto, in questo mare. E scusa, se vado là cos'è che succede? Cioè cos'è che c'è là sopra? Sono molto curioso di sapere. Però sinceramente dobbiamo iniziare a trovare qualcosa per sopravvivere. Quindi non so se è una buona idea andare là sopra. Però teniamoci, diciamo, salviamoci queste coordinate. Perché secondo me è importante salvarsi le coordinate. Così, no, capito, Dunisiani. E prima di tutto prendiamo le pietre, ok? E poi mi sa che mi devo fare l'ascia per potermi scavare diciamo tutte le cose del caso. Qua ci sono le pietre. Io prendo tutto un po', no? Tutto quello che vedo, che secondo me è tutto un po' utile. Anche queste soprattutto. Sono abbastanza sicuro di essere morto malamente. Allora, però almeno ci ha teletrasportati in un altro posto, che cioè molto molto meglio qua, no? Cioè, prima eravamo tutti in un deserto brutto, pieno di cose brutte, di dragoni che sparavano cose, di cose. Io penso che questa serie non andrà molto avanti. Secondo me non riusciamo nemmeno a scavare questo blocco di legno. Vediamo. Ho rotto qualcosa ed è caduta la neve. Però non mi ha dato niente, quindi vedete, prima di tutto serve prendere qualcosa. E poi bisogna stare attenti a non morire di freddo. Perché chi c'è là? No, c'è una cosa brutta. Aiuto, io mi sto impaurendo perché sinceramente non so come funziona questo mondo. Poi dopo io penso che qua faccia molto freddo, quindi devo trovare subito un posto per sopravvivere. Ho paura anche ad andare da quella dark cosa là, non ho visto bene, ma sinceramente non lo so. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo mondo, se volete esplorarlo insieme a me. Io spero di sì, perché è molto bello secondo me da fare questa nuova serie, dico. Allora, proviamo a trovare cose, a trovare risorse per poter sopravvivere in questo mondo tutto quanto difficilissimo. Ma se io prendo cosa... Ah, posso prendere gli stick. Ma domanda, com'è che faccio io a fare tipo la crafting table se non posso prendere le cose? Questa sì che è una bella domanda, no? Voi che ne dite? Perché io così non posso... Ah, forse così? No. Così? Così? No? Hello? Come... Scusa, com'è che faccio? Ah, forse posso prendere dei rametti. Cosa mi ha dato? Forse un altro rametto posso prendere. Può essere un rametto. Ma scusami! Signore! Allora mi dia subito le cose che io ho bisogno... Ho bisogno di... Ah, cos'è questa cosa? Una pigna. Una conifera. Molto buona, devo dire. Molto buona. Io penso di morire subito... No. Scappa su. Penso di morire subito. E qua fa freddo, quindi io non voglio andare da questa parte. Mannaggia a voi che mi obbligate, mannaggia a queste cose grosse. Ah, c'è la fatina, signora fatina, mi aiuti. Grazie, lei sì che è gentile, non come quello schifoso laggiù. Guardi, ma io veramente sono scioccato da questi qua. Grazie, signora Fatina. Io devo dire che adesso mi sta simpatica e che quindi devo scappare da questo mostro, perché se no mi insegue. Pensi un po', signora Fatina. Che situazione difficile. Sì, però se io non so come fare a raggiungere... A volte laggano, si sa perché.
tutta una situazione un po' strana. E la temperatura intanto mi sta scendendo. Io penso di non essere normale ad aver iniziato questa serie, perché immaginavo che fosse difficile. Ok, immaginavo, io sapevo già, ho detto, ma è inutile che io inizi soprattutto una serie da solo, senza i miei amici, cioè è molto difficile da iniziare, no? Una serie del genere, soprattutto quando si congela letteralmente, non si hanno cose per sopravvivere. Ok, perfetto, sto per morire di freddo. Siete contenti, tunisiani? Sto per morire di freddo, yuppie, un'altra volta. Ok, allora io direi di restare qua per ora, cioè nel senso direi di non addentrarci in posti più oscuri, più segreti. Com'è che si fa a bere? Cosa sto facendo? Aiuto? Hello? Come? Sto premendo un po' tutto. Cosa è successo qua? Min duration tick. No, stai scherzando, vero? No, aiuto. Aiuto. Sto morendo di freddo. Mayday. Mayday. Ma scusate, ma come faccio a... Hello? Come faccio? Come faccio? No, 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 per favore, no. Cosa devo fare? Dove devo andare? Tutto freddo qua, mannaggia a Gian Giuberto, è tutta colpa sua. Quel Gian Giuberto, ho trovato qualcosa qua. Silenzio, silenzio, ho trovato una cosa qua. Fa comunque freddo. Però forse posso prendere questo legno, voi che ne dite? Se riesco a prendere questo legno, magari riesco a farmi la crafting table. Perfetto. Addio tunisiani, ciao ciao. Forse così, rock, con la rock. No, ma scusate, ma come si fa? E dai! Devo prendere una stringa! Devo mettermi nella crafting, ma scusate, ma come faccio a prendere la crafting se non posso farla? Se non posso prendere il legno? Domanda. E poi, come faccio io a sopravvivere in questo mondo se continuo a morire di freddo? Domanda. Ma non ci state pensando a ciò, vero? Brutti trogloditi delle caverne. Oh, aiuto! Sto continuando a morire, non è bella questa cosa. Ve lo assicuro, non è bella questa cosa. Dico, non è bello morire. Non penso che qualcuno voglia morire, no? Quindi, forse qua però non fa più freddo. Io non posso, com'è che si fa a bere, mannaggia a voi. One eternity later. Chi è? C'è uno scheletro. Mi ha dato super... Ma stai scherzando? Sono morto di nuovo. Ok, questo diciamo è un episodio un po' più pilota, tipo, no? Un episodio dove... sì, muori. Bravo. Allora, questo è un episodio in cui, diciamo, è molto difficile cioè, nel senso, in cui si può morire, perché è una sorta di episodio di prova, no? Cioè, sono solo morto, praticamente. Oggi non abbiamo concluso niente. Però, vabbè, questo è il bello delle serie difficili, no? Che si muore spesso, e che quindi, se si muore spesso, poi diventa... sempre più difficile cavarsela, no? Cioè, sempre più semplice cavarsela. Però adesso è molto difficile cavarsela. Comunque questo coso che caspita è, ora che ci penso bene, ora che ci penso mi chiedo che caspita è questo coso. No, perché sinceramente, mi scusi? C'è qualcuno? Hello? Qua c'è, mi sa che, c'è qualcosa, sono relitti sottomarini. Allora, secondo me qua si muore. Di nuovo. Io ve lo dico, ecco, non posso nemmeno prendere il grano perché mi serve il livello del grano. Oh, che pippole. Però almeno qua ci sono cose belle, dai, almeno qua. Almeno qua, dai, sono contento. Ho trovato una spadina in legno molto piccola. Cioè, in questa serie sono mortali non solo le cose che ci sono in questa serie, ma anche gli scheletri, pensate un po'. Pure gli scheletri, esattamente, pure quelli. Devo avere un po' più di esperienza in queste serie, in queste mod, perché io secondo me non sono molto esperienziato. Voi che dite? Cioè, nel senso, mi serve l'esperienza per sopravvivere, no? Perché, no, nel senso, non l'esperienza la barra, no? Perché io vi ho sentito che avete detto la barra dei Dunis. No, non la barra. Mi serve l'esperienza, diciamo, di giocare, no? Di provare a fare queste mods, questi mod pack. Questa è un'esperienza che chiaramente si aggiunge. Però qua comunque non sto trovando niente, assolutamente nulla, zero. E allora io mi chiedo che caspita di senso abbia stare qua. Il punto è che io, allora, ho bisogno di una... A parte che là c'è una nave pirata. Ma che figata. No vabbè, basta, io vado. No, è vero che ti serve qua e c'è un metodo particolare per poter arrivare. Allora ho deciso, adesso vado nella nave pirata e lottiamo tutto.
anche se non ho una barca, ma non importa, nuoterò per trovare la nave pirata. Allora, io mi piace tanto esplorare, ma tanto so che, cioè, sappiamo entrambi, no, tutte e due noi, che moriremo tante volte in questa serie, almeno che morirò tante volte in questa serie, e mi devo ricordare, mannaggia me, di parlare forte, se no mi do gli schiaffi. Anche voi tunisiani mi dovete dare gli schiaffi quando io parlo piano, nei video, ovviamente, perché così, capite, così parlo più forte e voi mi sentite, Allora, vediamo un po' cosa nasconde questa barca, i suoi segreti dei pirati. Io ho avuto un'esperienza con i pirati, allora, un'esperienza bellissima è stata con i pirati, cioè, non nella vita reale, dico ovviamente in un gioco, sempre in Minecraft era, però, cioè, capite? Tanto parliamo dei nostri comodi, tanto chi se ne frega. Ah, qua ci sono i mob spawner dove io non ci andrò assolutamente perché... Ok, scherzavo, ci vado per 2 secondi, velocemente. Stai scherzando, vero? E via, 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 prima di morire. Ok, non c'è niente, quindi via, ciao. Ah, ok, si deve premere Y, giusto? Ok, ricordatevelo nei commenti, si deve premere Y per poter fare questa cosa. Allora, abbiamo anche una fatina su questa isola, ma questa isola è bellissima. Mamma mia, cioè, bellissima. Grazie Fatina, lei sì che è mia amica adesso. Mi scusi di andare a bere l'acqua perché sennò poi dopo muoio e non va bene morire. Cioè, vabbè che vabbè, però, insomma. Bevi, bevi, bevi. Allora, poi dobbiamo anche trovare un depuratore d'acqua. Voi che ne dite? Perché secondo me è una buona idea questa. Allora, mettiamoci qua vicino alla Fatina. Allora, dicevamo, nel farming invece mi servono tipo i skill points comunque, perché sennò non ne andrà da nessuna parte. Invece qua, ah, questo è l'inventor. Invece se io faccio così, quindi se io faccio così tipo e vado qua, ok, trovo tutte queste cose, perfetto. Ok, quindi devo prendere gli skill points. Giocando si prendono gli skill points. Il punto è che io ho bisogno di della gravel, no, per prendere la flint, perché se no non riesco a craftare niente per poi poter continuare, capite? Quindi va bene, il prossimo episodio faremo questo. Intanto fatemi sapere cosa ne pensate di questa serie, secondo me è molto carina, che abbiamo iniziato. Secondo me molti youtuber l'hanno fatta, però vorrei continuare a portarla anch'io. Quindi grazie per aver guardato questo video, tunisiani. Se siete arrivati fino a questo punto siete stati bravissimi, perché è stato orribile questo video. Quindi scrivete tastiera, quella tastiera che serve per scrivere, sì. E quindi ci vediamo al prossimo video, tunisiani. Ciao!